questa casa famiglia è nata proprio in tempi non sospetti, proprio in tempi quando ancora non c'era questa sensibilità politica sociale nei confronti dei problemi che noi già vedevamo quando è nata questa casa famiglia. Siamo nel 1987-88, quando proprio dalla frequenza dell'oratorio, dall'utenza dei ragazzi dell'oratorio, abbiamo visto un'esigenza proprio della Maranella, degli spazi attorno a noi, l'esigenza di un intervento più qualificato per i bambini, i ragazzi e le famiglie di questo territorio. Quindi è nato proprio per approfondire l'esperienza dell'oratorio e dare una qualità, un approfondimento a questa esperienza. Quindi parte come una risposta a un problema esistente nel territorio, che da un territorio tipicamente di emigrati italiani è diventato un territorio di emigrati di tutto il mondo. Quindi sempre un territorio che da un'emigrazione locale è passato a un'emigrazione internazionale. Questo avviene dall'amore trasmesso, certamente sento che viene trasmesso a me dal mio carissimo fondatore, Lodovico Pavoni. Lodovico Pavoni è quel sacerdote che alla fine del 1800 ha iniziato a sentire questa sensibilità verso gli ultimi, gli extracomunitari, i lontani. Allora nella Brescia di allora i lontani erano quelli che venivano dalle valli del Bresciano, i lontani erano gli adolescenti, c'erano molti interessi nei confronti dei bambini della Brescia del Pavoni, ma pochi verso gli adolescenti, pochi verso gli extracomunitari di allora che erano quelli delle valli, quelli dei paesi che venivano quindi presi in giro, venivano isolati, esclusi. Quindi è un riprendere in termini moderni proprio lo spirito di Lodovico Pavoni qui nella città di Roma, nella nostra Italia del 2000. Ricordare il mio amico Valentino che mi ha sostenuto, mi sostiene certamente ancora dal cielo, creando un movimento meraviglioso al mio paese d'origine, a cui è partita la mia vocazione e tuttora viene alimentata da questo movimento che ha inventato Valentino, un movimento bellissimo che coinvolge il Lurago Marinone e i vari paesi limitrofi come Rovello, Fenegrò, Mozzate. Insieme stiamo camminando per fare veramente un qualcosa di bello per i ragazzi qui di Torpignattara. Questo gemellaggio con questo paese fa sì che io possa avere dei fondi tramite i mercatini che loro fanno e soprattutto per avere anche gli aiuti del preziosissimo 5 per 1000 che mi permette di inoltrarli poi a chi ha più bisogno. L'Uraco Marinone che poi si innesta con un altro paese dell'Abruzzo che è Pennadone, l'origine, il paese d'origine di Clara, e quindi queste due radici in un terreno solo, la casa famiglia Lodovico Pavoni di Roma verso il futuro, quindi è due radici, un tronco, un terreno e le ali, il futuro di questa associazione. Cominciato a muoverci cercando le cascine, chiedendo al comune le case che sono disponibili. Abbiamo cominciato a girare per le campagne attorno a Roma se trovavamo case.
come dei girovaghi, dei viandanti. Abbiamo passato varie giornate alla ricerca di terreni, di territori, di possibilità. Abbiamo bussato poi alle porte della chiesa, del cardinale, del vescovo, della Caritas, però non trovavamo udienza, non trovavamo fiducia, penso. Eravamo nessuno, secondo le istituzioni, chiaramente, giustamente, clericali. Finché poi vennero due giovani, due bravissimi giovani, che ci hanno detto: ma provate a bussare alle porte del Campidoglio, provate a bussare alle porte di Roma, di Roma città, proprio di Roma chiesa. Abbiamo cominciato quella strada e abbiamo trovato le porte aperte, dal sesto municipio al comune, alla provincia, alla regione. Ci hanno accolti, ci hanno sostenuto le spese per la ricostruzione e la costruzione dei vari ambiti della casa famiglia, del pulmino, dei mobili, del sostegno per l'estate, e ci hanno aiutato a costruire quindi questo meraviglioso mondo, soprattutto a quel livello di struttura, grazie a questi movimenti civili che hanno coronato i nostri sogni. Ora la Chiesa, i movimenti della Chiesa, i miei superiori, dopo tanti anni, hanno compreso il valore di quest'opera e l'hanno, diciamo, sposata assieme alle altre opere, integrandolo con le opere del Pavoni. Partito in un altro modo, ma arrivata allo stesso campo, il campo del Pavoni, il campo dei pavoniani. Siamo nel 2010, e tanti anni che questa casa famiglia è partita, ha volato proprio nel cielo del volontariato. Un'esperienza meravigliosa, soprattutto per la risposta dei volontari. Tanti volontari, come chi sta in questo momento riprendendo queste immagini, tanta gente, tante meraviglie di persone che hanno risposto alla chiamata fatta dalla casa famiglia Lodovico Pavoni. Siamo felici di questa realtà che risponde a sua volta a centinaia e centinaia di persone, di bambini, di persone che hanno dei problemi di inserimento nel nuovo territorio, venendo da altre zone, da altre nazioni,
l'inserimento nella scuola, nella famiglia. Ripeto, come tanto tempo fa, non siamo noi quelli i destinatari, non siamo noi i soggetti loro i destinatari, ma siamo una famiglia dove insieme cerchiamo di proporre di vivere la vita che dobbiamo affrontare in questo territorio nel modo migliore, con la dignità migliore di cittadini, di cristiani e di qualsiasi altra religione. Noi rispettiamo tutte le religioni, ogni religione è già una certezza di ricerca umile di una profondità della vita, di un obiettivo che va oltre l'esistenza. Ogni religione quindi è la ricerca della divinità che c'è nella nostra umanità, ogni religione dà questo senso di speranza e di futuro al nostro presente. Ecco, la Casa Famiglia Lodovico Pavoni sta diventando sempre più una famiglia che aiuta le famiglie nella loro crescita familiare, personale, sociale, nel lavoro, nella scuola, anche nei problemi di legalità, soprattutto per gli extracomunitari. E poi tutti questi meravigliosi servizi dati proprio dai volontari nel doposcuola, nel recupero della lingua italiana, nel sostegno alle famiglie col pacco viveri, con gli indumenti, una cosa stupenda. E poi il grande spazio della Casa Famiglia che insieme con la parrocchia di San Barnabas è offerto a tantissimi adolescenti, adolescenti che sono anch'essi della Casa Famiglia, in modo indiretto, in modo non esplicito ma reale, concreto, centinaia e centinaia di adolescenti a rischio, dovuto il territorio, dovuto proprio l'assenza molte volte o la presenza poco qualificata delle famiglie, centinaia di adolescenti ogni giorno si affacciano a noi, vengono con noi, ci chiedono in modo indiretto di seguirli, di aiutarli nel passaggio dall'adolescenza all'età matura. Allora, io mi chiamo Mona, sono qui in Italia da 14 anni fa e ho conosciuto in Casa di Famiglia da 11 anni fa. Poi vengo prima solo per bambini, per giocare, un posto per bambini. E ho conosciuto solo padre Claudio prima. Poi piano piano, ben entrato i miei figli a scuola, sono cresciuto qui a Casa di Famiglia. Poi il primo anno non ho portato i miei figli perché non c'è posto. Secondo anno sì, ho portato, l'ho trovata anche troppo la differenza perché i miei figli davvero migliorati, non è come prima. Anche loro aiutano noi sempre, davvero. Clara, padre Claudio, tutti quanti. Aiuta i bambini per compiti, aiuta noi un sacco di cose. Sono arrivata qui, non mi conosce prima, solo i miei amici, tutti arabi come me. E invece adesso sono conosciuti tanti paesi, tipo il Broviani, bengalesi, tutti quanti. Io mi trovo proprio bene qui, non ho trovo difficoltà davvero con gli altri. Io mi sento qui davvero, siamo una famiglia, se qualcuno serve qualcosa l'altro gli fa. Meno male fino adesso non ho trovato un problema, né con loro, anche i miei figli. Passati circa 20 anni,
ci ritroviamo qui di nuovo tutti insieme, con tanti bambini di tutti i colori. Ci ritroviamo anche con tante mamme. E questo è quello che la Casa Famiglia, è questo che la Casa Famiglia ha voluto fare durante questi anni. Non solo l'integrazione del bambino, ma anche l'integrazione della famiglia, l'integrazione delle mamme. E naturalmente siamo tanto felici perché di mamme ce ne sono proprio tante e con noi fanno ogni giorno un cammino per costruire qualcosa che vorremmo nel tempo fare sempre meglio. E quello che naturalmente ci appassiona è l'amore verso queste persone e la gioia di dare sempre di più e di ricevere sicuramente tanto ma tanto di più da queste persone. Queste persone, ma queste famiglie, questi bambini che poi diventano per noi figli, diventano per noi le mamme, sorelle, diventano per noi, diventiamo tutti insieme una grande famiglia, che è la grande famiglia della Casa Ludovico Vavoni. Diciamo che ogni anno per noi ci poniamo sempre di più un obiettivo, ed è l'obiettivo di integrarsi non solo tra di noi, ma anche a livello di cultura, ma anche a livello di religione, e anche per costruire, per costruire un mondo di pace, per costruire un mondo d'amore. Io ringrazio sempre tutti per quello che loro danno a noi, ringrazio sempre tutti per quello che con la loro testimonianza e con la nostra testimonianza riusciamo a far conoscere alla gente che qui nella Casa Famiglia Pavoni esiste veramente un mondo diverso, un mondo dove sicuramente si può costruire con amore, con sincerità e con carità tutto quello che magari in questo tempo fuori è difficile. Noi qui vorremmo sempre, ma sempre, riuscire a dimostrare che un mondo d'amore e di pace si può e si deve fare. Certo, sono la persona più degna di dire questo, ma le vie del Signore sono infinite. Le vie del Signore non sono le nostre vie. Da un rifiuto, da una perplessità, da un'incertezza da cui sono partito da parte dei miei superiori, della mia comunità, da una apparente ribellione nella quale sono vissuto per tanti anni, ecco, ho visto finalmente un'approvazione della mia attività, un'accettazione della mia attività, non più come mia personale, ma come un'attività proprio del Pavoni, approvata e riconosciuta dai miei superiori, dal padre, dal superiore generale, provinciale, e dal consiglio della congregazione stessa dei padri pavoniani. È stata lunga, è stata terribile, dico, ho avuto giornate di pianto, lo devo ammettere, giornate di grandissima ribellione nei confronti di questo rifiuto, di questo ostacolo, ma io ringrazio i miei superiori, i miei colleghi e tutte le persone che mi hanno combattuto, perché grazie a loro ora sono uno dei migliori combattenti in zona, con rispetto parlando. Con rispetto parlando. Vai.